I tamponi non soddisfano tutte le necessità del punto USCA di Pagani, ha dichiarato il responsabile dell'ASL Salerno, Domenico Lombardi, che ai nostri microfoni interviene sulle procedure adottate nel comune alfonziano per far fronte all'impennata di contagi, spiegando che verrà data priorità ai positivi rispetto ai contatti. I tamponi sono pochi rispetto alle necessità, i tamponi purtroppo non soddisfano le nostre necessità. Poi c'è stata, come lei sa, un'esplosione di casi positivi in questa fase e quindi questo un po' ha creato delle difficoltà per le quali noi tra l'altro ci scusiamo anche con gli utenti perché magari possono immaginare che improvvisamente noi siamo diventati insensibili ai loro problemi, ma nella sostanza cerchiamo di fare quanto abbiamo sempre fatto con i limiti purtroppo che si sono creati grazie a questa esplosione. Noi abbiamo dovuto in qualche modo quindi fare una selezione degli interventi, anche alla luce degli ultimi provvedimenti emanati dal Ministero e quindi siamo costretti a badare principalmente ai casi positivi, che siano antigenici o molecolari, quello ha un'importanza relativa, perché anche questo è stato ormai sancito anche dalle recenti circolari, e per cui diamo meno importanza, ma non perché non ne abbiano, ai contatti rispetto ai casi positivi. Immagini che noi abbiamo almeno 4-5 giorni di ritardo rispetto alla positività del singolo. Chiaramente sapendo che questi devono stare in isolamento da 7 a 10 giorni a seconda delle condizioni in cui si trovano rispetto alla vaccinazione e ovviamente sappiamo che nell'arco di quel tempo noi dobbiamo chiamarli e sottoporli ad ulteriore tampone.